dove mi auguro risolveremo anche i destini di centinaia di riservisti, docenti e dirigenti che non possiamo ulteriormente penalizzare per le lungaggini dei TAR. Ma con questa legge torniamo ad investire dopo anni di tagli del centrodestra sul futuro dell'Italia. Dopo gli anni della riforma Gelmini, ora riforma scolastica non fa più il paio con tagli e noi socialisti non possiamo che essere favorevoli. Ringrazio il deputato Di Lello. Ora chiede di intervenire deputata Renate Gebhard. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. I deputati delle minoranze linguistiche esprimono il proprio consenso a favore della riforma della scuola perché ne condividono gli obiettivi principali e il modello di formazione che propone. Ritengo altresì importante che il Governo abbia accolto la mia proposta riferita all'articolo 8 del provvedimento che è di salvaguardia ai provvedimenti che la provincia autonoma di Bolzano ha già adottato in materia di assunzioni del personale docente ed educativo, questo anche al fine di stabilizzare una quota di insegnanti precari. Clausola che si associa a quella più generale relativa alle prerogative e alle competenze della provincia autonoma e della regione Valle d'Aosta. Giudichiamo punto fondamentale della riforma il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, ad esempio con l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza e la possibilità per le scuole di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupazione. Il provvedimento recepisce, a nostro giudizio, i principi che hanno ispirato il sistema duale di alternanza scuola-lavoro presente nei nostri territori e che le autonomie hanno considerato un obiettivo strategico, condiviso dalle categorie economiche, modello formativo e di apprendistato che è stato condiviso in prima persona dal Presidente del Consiglio come modello da proporre in ambito nazionale, anche in considerazione del fatto che la provincia autonoma di Bolzano abbia il tasso di disoccupazione giovanile più basso d'Italia. Grazie. Sì, la ringrazio. Adesso chiede di intervenire il deputato Marco Baldassarre. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'altro giorno in discussione generale la deputata Coscia ha detto di essere contenta che il dibattito sia concentrato in questo periodo sulla scuola. Peccato che questo avvenga proprio per il funerale della scuola italiana. Questo DDL non piace, ve l'hanno detto in tutti i modi, ve l'hanno detto i docenti, gli studenti, i genitori degli studenti e i presidi stessi. Ve lo hanno detto nelle piazze, ve lo stanno dicendo anche in questo momento proprio qui davanti, fuori da questo palazzo. Vi hanno risposto anche con dei video di risposta a quello di Renzi, che era veramente antipatico. Siamo arrabbiati, Ministro. Siamo arrabbiati perché abbiamo perso un'occasione. Avevamo l'occasione di risolvere una volta per tutte il problema del precariato nel mondo della scuola. Non ci sarebbero state controindicazioni. Invece, mentre l'altro giorno qualcuno si permetteva di dare la colpa alla scuola se la disoccupazione giovanile in questo momento era al 43%, noi in questo momento stiamo andando proprio in quella direzione, dove decine di migliaia